caso agricole, che comunque hanno dei problemi di ordine economico e finanziario da gestire per tutta una situazione che si sta creando nella nostra nazione e che li vede più penalizzati, perché l'agricoltura, essendo un settore primario, è il settore che subisce la crisi prima di altri. Poi ovviamente sprigiona indotto e per induzione anche gli altri settori vanno ad avere, come dire, la loro crisi in questo momento, però si parte dal settore primario. E questo è il primo elemento. Il valore aggiunto che la nostra organizzazione può portare è, come quello che diceva appunto il sindaco, io l'ho appuntato, bisogna cercare, per andare a mettere sotto la lente di ingrandimento questa problematica, di cercare di bloccare l'iter amministrativo, perché così si ha del tempo. Perché noi possiamo fare le barricate, possiamo fare le proteste, possiamo stenderci per terra, lo diceva Cavallini prima, quando l'abbiamo fatto davanti alla centrale del latte per far aumentare 3-4 centesimi, non 2-4. Però voglio dire, alla fine, che vogliamo fare? Il prezzo del latte alla strada è di 41 centesimi, poi puoi andare a comprare 1,60, 1,70, queste sono le regole dell'attività commerciale. Però possiamo fare anche questo, perché si fa. Già una riunione come questa di oggi, se viene riportata domani attraverso i media, già crea un problema, perché le battaglie si vincono oggi attraverso azioni che fanno un momento mediatico. Noi della Coldiretti siamo esperti in questo, lo facciamo e spesso portiamo a casa una parte dei risultati, perché intanto qualcuno si comincia a domandare intorno, dice: ma forse qualche errore l'ho fatto, forse era meglio che mi confrontavo con il territorio, forse era meglio che parlavo con il sindaco, forse era meglio che parlavo con le persone. Anche perché questo percorso deve avere un'autorizzazione, e comunque l'autorizzazione arriva attraverso la discussione che si andrà a fare nella conferenza dei servizi. Si dovrà fare una conferenza dei servizi, penso che si possa andare al di là di una conferenza dei servizi, dove appunto partecipano le istituzioni preposte a dare una risposta. Allora, bene ha fatto l'amministrazione a creare, come dire, un momento di rallentamento, individuando uno studio legale che possa cercare di trovare dei cavilli giuridici oppure dei cavilli di forma, perché non è detto che possa trovare proprio dei cavilli giuridici dal punto di vista del merito, ma si possono trovare anche dei cavilli giuridici dal punto di vista della forma, che permette appunto di rallentare le azioni. Anche qui, se voi volete, ad adiuvantum dell'azione che appunto state portando, che spero non stiate portando da soli ma in sinergia con qualche altra amministrazione, noi potremmo fornirvi la possibilità di appunto mettere in campo l'esperienza del nostro ufficio ambiente nazionale della Coldiretti, diretta dall'avvocato Masini, che si occupa di queste problematiche non qui a Roma ma in tutta Italia, non solo qui a Roma ma in tutta Italia. Pertanto vi posso prendere questo impegno nei confronti vostri, nei confronti della popolazione. Ovviamente sto parlando di un impegno gratuito, non del vostro, altrimenti capisco che si potrebbe dire: no, vabbè, ci basta un avvocato. Infatti quando arriva da Diuandum, perché insomma è un intervento che come organizzazione potremmo, se lo desiderate, valutandolo nei prossimi giorni, mettere in campo a favore dei nostri agricoltori della zona, per cercare appunto di capire meglio la situazione, prendendo del tempo. Pertanto credo che come organizzazione possiamo dare questo tipo di risposta, anche quello di, perché abbiamo questa possibilità, accompagnarvi eventualmente in una discussione con l'istituzione più alta, cioè la Regione Lazio, attraverso appunto la negoziazione, non solo come Coldiretti, chiamate anche le altre organizzazioni di categoria, ovviamente in un momento in cui l'interesse generale deve essere gestito un po' da tutti quanti, ci mancherebbe altro. Però è ovvio che
Coldiretti che nelle proprie battaglie mette in campo il proprio paracadute sindacale, ha un rapporto con l'istituzione regione forse leggermente più privilegiato, cioè quello di poter dialogare magari prima, magari più direttamente, magari più fattivamente con l'assessore, ai vari assessori, in questo caso parliamo dell'assessore regionale all'agricoltura, in questo caso parliamo anche dell'assessore regionale all'ambiente, no? Se non addirittura con il presidente, anche se ancora non mi sembra un caso da presidente, cioè, potremmo arrivarci forse al momento opportuno considerando tutti i problemi che ha il presidente in questo momento. Allora, questi tre punti credo che la nostra organizzazione li possa affrontare con la qualità che può mettere in campo, con l'esperienza che può mettere in campo, con il peso politico sindacale che può mettere in campo e con le persone. L'ho detto prima, personalmente sono impegnato perché ad interim dirigo la federazione di Rieti e di conseguenza mi compete dare delle risposte a chi paga la tessera, al presidente e a tutti gli agricoltori che sono soci della nostra organizzazione, e pertanto lo dovete di fare. Mettiamo a disposizione, se siete d'accordo, l'ufficio ambiente della Confederazione che affronta queste problematiche a qualsiasi tipo di livello, però dico anche, riflettiamo un attimo, perché questo ragionamento potrebbe anche, questa iniziativa potrebbe anche essere interessante se effettivamente si fa un ragionamento col territorio, con l'attività produttiva del territorio. Anche qui uno si potrebbe dare quella risposta e pensare appunto a quale prodotto viene bruciato per dare energia, perché anche questo è importante. Partendo dal presupposto che la Coldiretti spinge per le energie alternative ma in maniera adeguata. Infatti siamo contro i pannelli solari messi a terra, ma siamo a favore dei pannelli solari messi sui tetti, messi sulle serre, perché quelle distese di pannelli solari sul terreno che toglie spazio all'agricoltura per 15, 20, 30, 40 anni è sicuramente un grande scandalo, è sicuramente il limitare della produzione del meraviglioso prodotto locale. Siamo favorevoli alle centrali di biogas di piccolo taglio, ho detto prima, perché in questa maniera si va a concentrare, come diceva l'assessore, in una box più o meno un poco più grande di una caldaia, ma che serve ad autoalimentare dal punto di vista energetico magari una stalla, magari una serra, magari un altro tipo di attività che permette all'imprenditore agricolo di produrre di meno. Però ovviamente questo tipo di impianto ci preoccupa e siamo pronti a fare la battaglia dal punto di vista dell'immagine. Però, ripeto, queste battaglie si vincono anche attraverso le azioni di piazza, di editore, di immagine che danno forza e supporto, ma bisogna mettere in campo delle azioni legali che bloccano. Bisogna mettere in campo delle azioni legali che ti mettono in difficoltà, bisogna mettere delle azioni legali che ti fanno passare la voglia di andare avanti. Ecco, questo è. E per quanto ci riguarda, mi prendo l'impegno a nome della Coldiretti del Lazio di essere vicino ai nostri imprenditori. I comitati non li conosco, ma voglio dire fanno parte della battaglia, ma soprattutto a un sindaco, un assessore che quantomeno esprimendo il mio parere dalla loro gioventù, dalla loro preparazione, meritano di essere accompagnati verso un tentativo di vittoria. Grazie. Sono domande. Paparuzzo, desideravo far presente al Presidente che praticamente un impianto di 250 kW moltiplicato per 4 fa un megawatt, solo questo. Però, ripeto, su questa ragione, però io parto sempre dal presupposto, bisogna vedere cosa si mette dentro questo. Per esempio, noi stiamo facendo un grosso lavoro un'azione ad Amatrice, tra l'altro tra qualche giorno mi presenterò per creare una centrale di biogas per sostituire una perdita economica che è la forse prossima chiusura della Grifolante, che di conseguenza ci si mette in una condizione di non avere attività produttiva.
Però questo tipo di attività viene alimentata con cippato cereali, che sul territorio si fa, con liquame di bestiame, che sul territorio si fa, con feci di bestiame, che sul territorio si fa, con siero di latte, che viene, come dire, a creare problema ai caseifici che appunto devono smaltirlo in questa maniera, invece producono energia, e che di conseguenza sono certificate all'origine che non sono ovviamente cancerogeni o che creano problemi, perché questo lo sanno tutti perché è scientificamente provato. Se invece qua ci si trova nella condizione di non sapere, e questo è il nodo secondo me, che cosa viene utilizzato, voi avete non ragione, avete 10.000 volte ragione. Questo è quello che voglio dire, perché obiettivamente dobbiamo cercare anche di andare a contemperare tutte le esigenze. Questo è il tipo di battaglia che va affrontata in questa legge. Vanno creati degli elementi ostativi e per quanto ci riguarda siamo a disposizione per poterlo fare. Anzi, però di più, lo faremo a prescindere. Pertanto, se qualcuno non è soddisfatto di questo, lo faremo a prescindere. Pertanto i nostri soci sappiano che hanno dietro le spalle la propria organizzazione. Grazie. Per chiudere, come comitato di Bara volevo innanzitutto ringraziare la disponibilità immediata che c'è stata da parte dell'amministrazione, in particolare del sindaco e dell'assessore Magnangeli, ad ascoltare, principalmente ad ascoltare tutte le questioni che abbiamo sollevato come cittadini, e poi a unirsi senza nessun problema a un lavoro comune per cercare di vincere una battaglia insieme. Quindi diciamo, non capita tutti i giorni, perlomeno nella mia esperienza non è capitato tutti i giorni, quindi volevo dare atto di questa disponibilità che mi auguro si trasformi in una vittoria, perché se siamo tutti coesi, siamo tutti uniti, se nessuno la vuole, a tutti i livelli, a tutte le cose, veramente troverei paradossale che si riesca a installare in questo territorio quello che in realtà di cui si tratta, cioè di un'attività speculativa, finanziaria, fatta da una società industriale, che ha nulla a che vedere con l'agricoltura, in un terreno agricolo, in mezzo alle abitazioni, con il rischio legato alla salute e a tutto quello che riguarda il mondo agricolo che voi rappresentate, no? Quindi deprezzamento anche di una zona dal punto di vista di credibilità sulla produzione di qualità, soprattutto il dono, cioè abbiamo l'olio migliore del mondo, è la zona addirittura protetta, anche la denominazione, figuriamoci da bene, e poi in realtà si riversano gli inquinanti, eccetera. Quindi diciamo un'operazione di pura speculazione che va assolutamente combattuta in quanto tale, perché anche il guadagno che fa questa società non è un guadagno che si fa sul mercato ad armi pari, ma si fa grazie, esclusivamente grazie agli incentivi, cioè le nostre tasse che stanno lì per abbattere l'inquinamento, mentre questa centrale viene qui a peggiorare la qualità dell'aria e quindi ad inquinare. Quindi c'è una quantità di paradossi in questa vicenda che ci fa riflettere. Quello che quindi è necessario fare, come diceva il sindaco, è vincere innanzitutto al primo round, cioè la cosa importante è concentrarsi sulla prima scadenza, che è la conferenza dei servizi. Sono convinto che la maggiore pressione che dobbiamo fare ora tutti, dall'amministrazione cittadina alla diretta, deve essere concentrata su questo obiettivo, in particolare quindi sulla provincia, che ha, diciamo, alla fine l'onere di dover rilasciare o meno un'autorizzazione. La provincia ha già iniziato l'opera, nel senso tecnica, con la conferenza dei servizi. Già la prima conferenza dei servizi, a mio avviso, rivela un possibile difetto di istruttoria, perché se leggiamo bene il verbale si apre un effetto possibile di istruttoria legato proprio alla provenienza della biomassa.
quindi se avete un attimo di pazienza, leggo tre righe, dove si dice in relazione alla modalità di approvvigionamento delle stesse, cioè delle masse, il committente ha fornito un contratto preliminare di fornitura stipulato con la World Bio Megawatt SRL, nel quale si prevede, sulla base di un accordo quadro stabilito tra le parti, la fornitura di tutta la biomassa necessaria per il funzionamento dell'impianto. Tutta la biomassa necessaria sarà prodotta in un raggio di 40 km dall'impianto. Questa cosa non c'è alcuna prova di questo, non c'è alcuna indagine. Cioè non è che, perché? Perché poi si dice, si richiede di dettagliare la modalità di stoccaggio e trasporto, frequenza, consegna per biomassa. Scusate, se è un'istruttoria, ma che senso ha dettagliare le modalità di stoccaggio e di trasporto? Qui bisogna dettagliare la provenienza delle biomasse. Poi continua, l'ingegnere Ferroni, la provincia, a tal proposito specifica che con l'inizio di attività, ai fini della tracciabilità delle materie prime utilizzate, quindi speravamo che qui si potesse fare qualcosa, questa amministrazione inserirà nell'atto autorizzativo come prescrizione la trasmissione dei contratti di fornitura posti in essere nel tempo della società. Scusate, qui noi chiediamo prima di conoscere le modalità di stoccaggio e di trasporto, ma chiediamo da subito, diciamo, che chiederemo dopo dei dettagli sulle forniture. Mi sembra una follia. Quindi, diciamo, la provincia va stimolata a fare un'istruttoria che abbia, diciamo, la valenza di un'istruttoria fatta con essere fatta, ma ha ragione che la World Bio Megawatt non è che è un SRL che fa di mestiere la fornitura delle biomasse, basta fare una misura camerale e si capisce che non è così, basta andare a vedere il bilancio e si capisce che c'è 11-12 mila euro di fatturato, non c'è un addetto, non c'è un dipendente, ha fatto 25 mila euro di perdita quest'anno su 11 mila euro di fatturato. E quindi è totalmente inconsistente, l'amministratore unico, una 22enne che magari sarà pure bravissima e anche socia al 100% di questo SRL, e la Convert stringe un accordo di 450 mila euro l'anno per 15 anni affidandosi interamente a una società di questo tipo, che per il fatto che sta entro il raggio di 40 km pensano che noi ce la vediamo come filiera. Ovviamente tutti noi qua non siamo così provveduti, queste sono solo alcune questioni, quindi non mi dilungo sul resto, so che siamo tutti coesi, approfondiremo nel seguito e aspettiamo lunedì di leggere le osservazioni, diciamo, le richieste di integrazioni del comune che ancora non conosciamo nel dettaglio. Per il resto posso dire che le questioni sollevate dai cittadini in questa fase sono recepite dall'amministrazione, poi ci saranno le commissioni lunedì e mercoledì, mi sembra, e speriamo ovviamente che il testo politico del Consiglio sia quello condiviso da tutti e che si vinca questa battaglia. In provincia, quindi comunque era accessibile, gli altri protocolli sono accessibili a tutti, però abbiamo pensato di metterla anche sul sito per ampliare ulteriormente la conoscenza e lo spirito di lavorare sempre in simbiosi e sempre insieme. Per quanto riguarda la sommatoria, l'abbiamo ragionato, tant'è che abbiamo inserito un limite di distanza anche tra le varie centrali, proprio per evitare l'accumulazione, diciamo così, che magari ne mettono 5 una attaccata all'altra nel raggio di 10 metri, è chiaro che l'operazione può essere anche quella, ma abbiamo compreso anche questo e l'abbiamo messo come prescrizione. Per quanto riguarda alcune osservazioni sollevate da Paolo Campanelli come comitato, in realtà stiamo ragionando su due aspetti. Nelle integrazioni fatte alla provincia abbiamo chiesto come specifica assoluta di certificare prima tutto quello che viene bruciato di dentro, quindi tutti i contratti devono essere contratti chiariti prima, tutte le provenienze devono essere chiarite precedentemente
al rilascio dell'autorizzazione, non a posteriori come è stato prodotto nel piano verbale. Abbiamo anche, lo dico per chi è un po' più informato su quella prima conferenza dei servizi, prodotto come amministrazione, come comune di Faenza Sabina, un errata codice, perché chiedendo alla provincia di fare correggere un mero errore materiale, come è stato definito, che però poteva essere soggetto a qualche interpretazione, di fatto il verbale della conferenza del 10 luglio risultava come conferenza del 10 giugno, c'era stato un errore. Per evitare che qualsiasi situazione potesse far slittare i tempi, è chiaramente un errore, ci mancherebbe altro, la provincia si è l'ha chiarito subito, non c'era nessun'altra idea assolutamente, però abbiamo preferito, con un documento che l'assessore insieme agli uffici ha protocollato lunedì stesso, chiarire ufficialmente che c'era un errore, quindi che lo correggessero, e quindi c'è un'errata corregge agli altri. Io chiudo ringraziando ancora chiaramente la Boldiretti, se posso chiudere, Il fatto di casa è voi in questa occasione, noi siamo ospiti, quindi ci mancherebbe altro. Però veramente vi ringrazio di cuore, come si può dire, perché la posizione che avete espresso è una posizione chiara, una disponibilità piena, il che ci fa conferma una linea, in questo caso politica, scelta, ossia quella di coinvolgere, non andare da soli, come diceva lei. Questo l'abbiamo fatto dall'inizio, ed è il secondo ringraziamento che voglio fare, che è quello ai comitati, al comitato di Fara in particolare, ma ovviamente anche al comitato di Montopoli, quello di Fara, perché dall'inizio abbiamo lavorato insieme, la dimostrazione delle parole di stasera ci dà forza a continuare insieme questo lavoro, è una certificazione per noi importante. E ringrazio ovviamente tutti voi che avete partecipato, ogni singolo agricoltore che ha sentito con i Coldiretti questa chiamata, ovviamente il presidente di sezione, il direttore Mattia, lei, l'ingegnere che stasera è stato qui con noi, e grazie a questa sinergia e collaborazione io credo che daremo battaglia dura a chi ha deciso di installare questo impianto, che sta facendo i suoi legittimi interessi, ci mancherebbe altro, ma ha dimenticato un piccolo dettaglio, che i propri interessi non possono mai andare a discapito degli interessi di un'intera collettività e di un territorio. Quindi, non ripetendo quello che abbiamo detto prima, penso che sia chiarissima la posizione, e mi permettete un ringraziamento alla padrona di casa che ci ha ospitato questa sera in questo bellissimo agriturismo, che dimostra ancora una volta come questo territorio può e deve vivere di questo, quindi qualsiasi altra cosa oltre a le restanti potenzialità che ha, ma quello dell'agricoltura e della sinergia tra produzione agricola, agriturismo, bellezza ambientale, culturale e paesaggistica rappresenta una realtà importante. Quindi la risposta, il no a questo tipo di impianto è automatico anche per queste considerazioni. Quindi grazie ancora a tutti voi, grazie per l'ospitalità e per la disponibilità che avete avuto. Grazie. Secondo sito Coldiretti fa anche questo. Domenica esce una pagina intera, perché abbiamo comprato 100 giornali, e esce una pagina intera sul Corriere di Rieti per questo problema qui, con voi tre volte, comprate i giornali sul Corriere di Rieti, io lo darò a voi della zona, che sarete proprio giovedì prossimo. Dovevo uscire domattina, ma dice l'esperto che domattina ormai la stampa è già partita. Noi domenica mattina comprate il Corriere di Rieti, c'è una pagina 3 intera comprata da Coldiretti, 100 giornali, per dimostrarvi quanto la Coldiretti tiene a questa zona e quanto tiene anche alla nostra zona. Io, la Coldiretti si è permessa di fare un piccolo complimento, ma floreale, perché non so se io so tutto della vita, perché un sindacalista deve sapere tutto, e invito la signora Diana Maria, perché il suo iniziale è la cosa mia grande amica, eh?
Coldiretti si è permessa di fare un omaggio. Bravo, a voi. Tocca la seduta. Grazie.